Presidente. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Saluto. Un saluto molto cordiale ai parlamentari presenti, al Presidente della Regione, al Sindaco, al Presidente della Provincia, ai sindaci numerosi presenti, a tutti voi, ai ragazzi qui su, ai bravissimi componenti del complesso che ha suonato l'inno di Mameli in maniera così coinvolgente. Siamo qui oggi a ricordare l'alluvione che 30 anni or sono inferse una ferita al Piemonte. 70 morti, 500 feriti, migliaia di sollati, decine e decine di migliaia di posti di lavoro compromessi. Le tragedie lasciano tracce irreversibili nel cuore e nella mente delle persone, nei luoghi. Dopo una catastrofe, nulla è più come prima. Far memoria non è soltanto un esercizio di sensibilità e di rispetto nei confronti delle vittime e di coloro che sono rimasti segnati da quelle esperienze. È anche un appello esigente al senso di comunità. La Polizia di Stato ha scoperto un capannone abbandonato contenente decine di pezzi di ricambio rubati, nell'ambito di un'operazione mirata, disposta dal questore di Catania, per contrastare i furti di componenti di automobili nella provincia. Durante il blitz, condotto dalla squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno rinvenuto 140 componenti di veicoli, accatastati in un edificio isolato nei pressi della strada statale Paternò-Catania, nel quartiere Monte Po. Il valore dei pezzi recuperati supera i 250.000 euro. Nel capannone, i poliziotti hanno sorpreso due uomini, di 30 e 44 anni, originari di Catania, intenti a smontare un'auto con mani e vestiti sporchi di grasso. Il veicolo, un Alfa Romeo Giulietta, risultava rubato due giorni prima e grazie all'intervento tempestivo è stato recuperato prima che venisse completamente smontato. Entrambi i sospettati, già noti alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli, sono stati denunciati per ricettazione, possesso di armi improprie e strumenti utilizzati per forzare serrature. Nell'ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nell'ambito della provincia catanese, a un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza dell'intero compendio aziendale della società Arcaplast con sede legale in ACI Sant'Antonio, comprensivo delle quote societarie, dei conti correnti e dei beni strumentali, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. Le indagini, condotte dalla compagnia di Acireale mediante acquisizioni documentali, escussione di persone informate sui fatti, tra cui il curatore fallimentare e il consulente contabile nominato, avrebbero consentito di far emergere un sistema di frode a danno dei creditori, in particolare dell'erario. Le investigazioni hanno preso avvio a seguito di specifica delega da parte della Procura della Repubblica di Catania, con l'obiettivo di esaminare in dettaglio le dinamiche relative al dissesto finanziario della società fallita. La Procura della Repubblica di Catania, alla luce delle evidenze emerse, ha dunque disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale della Arcaplast SRL, comprensivo delle quote societarie, dei conti correnti e dei beni strumentali per un valore complessivo di quasi 400.000 euro. È stata inoltre disposta la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione della società sequestrata.
L'altra notte, nel quartiere centro, una gazzella ha sventato il furto di alcuni effetti personali contenuti nell'autovettura di un 25enne catanese, arrestando in flagranza un 50enne catanese. Mancava poco alla mezzanotte quando il ladro, dopo aver infranto il finestrino di una Fiat Panda, era entrato nell'abitacolo per rovistare tra i sedili, nel portaoggetti e sul divano posteriore, scegliendo con calma ciò che gli serviva e nascondendolo in una scatola. Poi, come se nulla fosse, l'uomo si stava allontanando, ignaro che un cittadino, che aveva assistito a tutta la scena, aveva subito chiamato il numero di emergenza 112 per riferire quanto appena visto, fornendo agli operatori della centrale operativa anche una dettagliata descrizione dell'abbigliamento da lui indossato. In una manciata di minuti due equipaggi erano già sul posto. Qui, i carabinieri si sono suddivisi i compiti e mentre una pattuglia ha avviato gli accertamenti necessari per risalire al proprietario del veicolo, l'altra, dopo una brevissima ricognizione d'area, ha rintracciato e fermato il ladro che a piedi stava trasportando la grossa scatola contenente la refurtiva. Il cinquantenne, accortosi della presenza dei carabinieri, ha tentato inutilmente di disfarsi della refurtiva buttandola per terra, per poi estrarre da una tasca anche un martelletto. D'emergenza rompi i cristalli e lanciarlo a qualche metro di distanza. I militari dell'arma, però, lo hanno bloccato recuperando il tutto. Il malvivente è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'atto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 39enne del posto per evasione dagli arresti domiciliari. Erano circa le 16:30, quando una gazzella che percorreva la via Capopassero ha scorto l'uomo che percorreva a piedi la strada, soffermandosi a parlare con alcuni abitanti del posto. Alla vista dell'equipaggio, però, il 39enne ha di colpo abbassato lo sguardo, come a volersi nascondere, e questo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che perciò hanno deciso di fermarlo per un controllo. I carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire la situazione e lo hanno condotto in caserma, dove, grazie all'utilizzo del sistema di identificazione biometrica per la rilevazione e il confronto delle impronte digitali con quelle presenti nelle banche dati ufficiali, è stato possibile accertare la sua reale identità. L'uomo è risultato essere il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti attività di spaccio, condizione che gli avrebbe categoricamente vietato di allontanarsi dalla propria abitazione. Il 39enne è stato perciò arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, e questa volta è finito in carcere a Piazza Lanza. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 27 novembre di Globus Television. Mercoledì, regime di alta pressione. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti deboli.